Sì, buon test, soprattutto per tenere i 90 minuti sulle gambe. È stato fatto apposta anche un buon test con una squadra importante di Serie C, quindi sono contento, c'è da lavorare, però sono molto soddisfatto. Ah, mi è piaciuto lo spirito, soprattutto i primi 25-30 minuti, dove siamo stati in partita e abbiamo cercato di mettere in difficoltà il Chieti. Riuscendoci. Sì, abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso il gol dell'1-1, poi la partita secondo me nel secondo tempo è stata molto equilibrata, tranne questa palla un po' sul secondo gol loro, dove addirittura ci poteva essere un fallo a nostro favore, però vabbè, è inutile che stiamo qui a dire adesso, è una partita amichevole, però hanno tenuto bene il campo per 90 minuti, c'è da lavorare, abbiamo due o tre soluzioni, sia giocare a 4 davanti, giocare a 3 davanti, quindi dobbiamo lavorare su questo, sicuramente. La condizione fisica deve crescere ancora di più, quindi è normale che sia anche così, però la squadra ho visto abbastanza brillante. Sì, magari come caratteristiche abbiamo avuto Scibaldi davanti, che è uno che ci fa salire di più, ci fa tenere sulla squadra e quello sicuramente può essere un'arma in più. Abbiamo tante armi davanti, tante frecce a disposizione, abbiamo tante soluzioni, sicuramente dobbiamo lavorare perché poi quando la palla ce l'hanno gli altri, lasciare quattro persone lì davanti non è facile, però ho visto buona predisposizione da parte di tutti nel cercare di aiutarsi. Mercato sì, quasi chiuso, oggi abbiamo provato un ragazzo del Bari 94 di Santo che ha fatto pure una buona impressione, adesso vedremo. Sicuramente sui 94 dobbiamo lavorare molto e quindi cercheremo di farli trovare pronti per l'inizio di stagione. Ma gli obiettivi sono quelli di fare bene, di partire bene, di pensare soprattutto alla partita di domenica contro il San Nicolò, che sarà una partita tosta su un campo in erba sintetica e quindi l'obiettivo è quello di pensare a domenica e cercare di fare il massimo domenica, quello è l'obiettivo principale. È un campionato molto livellato, forse rispetto all'anno scorso dove magari c'era il Teramo che era, diciamo così, un gradino sopra rispetto alle altre. Quest'anno sembra che possa essere un campionato molto più livellato, dove l'Ancona, la Civitanovese, la Jesina e qualche altra squadra maceratese hanno fatto un buon mercato. Noi ci auguriamo di lottarcela con loro fino alla fine. Noi abbiamo un buon organico, c'è da migliorarlo un pochettino, però c'è da lavorare, però i presupposti sono buoni. Nel primo tempo Samb super offensiva, finché siete riusciti a fare pressing, avete messo molto in difficoltà il Chieti. Questa squadra può tenere questo modulo per 90 minuti? Ma ci dobbiamo provare, dobbiamo provare a riuscirci. L'obiettivo è questo, sicuramente, oltre a quello c'è anche il fatto di giocare tre e mezzo al campo come alternativa, però dobbiamo provare a farle tutte. Poi quando saremo in grado anche fisicamente di reggere i 90 minuti potremmo provare a farle tutte. Secondo lei Napolano può fare il lavoro che hanno fatto oggi Santoni e Guglielmi soprattutto? Sì, sicuramente lo possono fare perché Napolano lo può fare perché ha caratteristiche di giocatore anche di quantità fisica e quindi lo può fare benissimo. Nel secondo tempo abbiamo visto Shiba esterno alto a destra, le è piaciuto in quel ruolo? Ma una soluzione che ci potrebbe anche essere nel corso della partita, ma il Shiba ha fatto anche una partita intera mercoledì e quindi oggi era un po' stanco, nel secondo tempo l'ho sostituito perché aveva i crampi e quindi ci sta, però è una soluzione che potremmo anche adottare. La squadra quest'anno le sembra migliore dell'anno scorso? No, adesso è prematuro dirlo e soprattutto dobbiamo lavorare ancora tanto, però i presupposti, come ripeto, sono buoni. Ma la sensazione di voler fare bene e poterci riuscire c'è? Sì, sicuramente la sensazione, come dicevo, i presupposti sono buoni, noi vogliamo riuscire a tenere il passo di tutti fino alla fine e questo sarà il nostro obiettivo.